shouts of space. Marco Dassi, allenatore della serie di B2 maschile, salvezza raggiunta, obiettivo, che stagione è stata? Ma è stata sicuramente una stagione importante per noi, perché è la prima volta che i ragazzi si cimentavano su un campionato nuovo, di categoria nazionale, e devo dire che ci siamo comportati egregiamente. Abbiamo raggiunto la salvezza con delle giornate d'anticipo, anche una posizione stabile, perché attualmente siamo settimi. Abbiamo la possibilità di raggiungere anche il sesto posto, e le ultime due partite saranno determinanti poi per capire anche se abbiamo fatto ancora di più rispetto a quello che era stato preventivato all'inizio. Quindi una salvezza tranquilla e raggiungere posizioni anche interessanti, vedendo anche il livello del campionato e le squadre che erano molto attrezzate. È un risultato storico per la Virtus questo, di mantenere una categoria, progettare, prossimo anno ci sarà una rivoluzione dei campionati, tutta la Serie B. Ecco, è uno stimolo questo per te, per la società, a fare sempre meglio, a tingere anche da un bacino sotto come quello del settore giovanile pure? Sì, è nella filosofia della società. In realtà noi siamo la seconda squadra più giovane del campionato dopo il Club Italia, quindi comunque è un club che è un po' particolare, no? Noi abbiamo dei ragazzi estremamente giovani, una fascia di età che va, diciamo, dai 17 anni fino ai 24 anni, quindi comunque ancora con tanti anni davanti da giocare, e la società punta molto sul settore, staccando delle basi importanti anche per i prossimi anni. Abbiamo ottenuto risultati davvero considerevoli, siamo campioni provinciali in Under 17 maschile. Siamo per disputare domani una semifinale regionale di eccellenza con l'Under 15. Siamo una delle poche società che si può permettere di avere una categoria Under 13, Under 14, Under 15 nel maschile, che di questi periodi, insomma, è veramente un vanto. E abbiamo comunque un settore che esprime delle fisicità e riesce in questo modo a portare sempre nuove risorse alla prima squadra. E questo penso che è uno dei vantaggi che ci ha permesso anche di mantenere la categoria e di affacciarci un nuovo campionato e di essere anzi promossi in quella che è poi la nuova B. Fiore all'occhiello per tutto il quartiere, da anni esprime una pallavolo di alto livello, il maschile, comunque anche nel femminile. Questo grazie a un lavoro che è fatto da uno staff di alto livello e da appunto un lavoro, ripeto, nelle scuole cui attingere. Tanti giovani ruotano attorno alla Virtus Roma. Sì, noi, diciamo, abbiamo come obiettivo quello proprio di far vivere il quartiere, tutte le nostre emozioni, e anche cercare di tirar fuori dal quartiere quelli che sono i nostri giovani. Facciamo lavoro costante ogni anno sulle scuole di zona, anche con le imprese di zona, cerchiamo comunque di avere dei partner che ci possono supportare. Diamo sempre importanza a quello che è il nostro territorio. I nostri ragazzi, anche in prima squadra, sono tutti ragazzi che provengono da poche centinaia di metri, diciamo, dalla palestra, quindi comunque vogliamo valorizzare quello che è una struttura già presente e quelle che sono le risorse presenti sul territorio. Dove vuole arrivare questa Virtus Roma? Gli obiettivi per il futuro pallavolistico? Ma noi crediamo molto in una crescita lenta ma continua. Quello che vogliamo, insomma, nel breve termine è sicuramente raggiungere anche col settore giovanile una finale nazionale.
abbiamo l'occasione quest'anno con l'Under 15, ma stiamo mettendo le basi per strutturare ancora meglio quello che è lo staff tecnico e le strutture a disposizione di tutti i ragazzi. Per quanto riguarda la prima squadra, quello, l'obiettivo il prossimo anno sarà tuffarci in un nuovo campionato ancora più di livello, che è il terzo campionato poi nazionale, e cercare di esprimere il nostro gioco e le nostre convinzioni anche con delle difficoltà in più, ma anche con la consapevolezza di riuscire a raggiungere i nostri obiettivi. Con Luca Nobili, allenatore della B2 femminile, lo scorso anno bellissima promozione dalla C alla B storica per la Virtus Roma, quest'anno un po' di problemi. Però Luca, com'è? Non è andata benissimo la stagione? No, non è andata benissimo, purtroppo siamo già matematicamente retrocessi, però ci può stare. Come hai detto tu, abbiamo pagato un po' la cavalcata bellissima l'anno scorso, senza mai una sconfitta. Quindi la squadra non è abituata a perdere, cimentatasi con un campionato sicuramente di livello superiore, devo dire abbiamo trovato il salto di categoria ampio, e poi vabbè, la scelta mia in primis della società di lasciare più possibile il gruppo com'era, ma per dare la possibilità ai ragazzi che sono vinti il campionato di farlo. Non volevamo smontare la squadra per cercare di, era giusto che lo facessero loro, è andata. Guardiamo un attimo però il bicchiere mezzo pieno, tante ragazze sono avvicinate alla Virtus Roma, tanti giovani si avvicinano a questa società, punto di riferimento per il quartiere, c'è un settore giovanile che è un bel bacino da cui attingere, insomma, per farlo crescere, sviluppare magari domani anche per una futura Serie B. Assolutamente sì, ma anche quest'anno quando siamo stati in difficoltà, come insomma nell'arco di una stagione può capitare con infortuni o assenze, abbiamo attinto al vivaio per superare le situazioni, e anche positivamente ragazze della nostra Serie D Under 18, anche Under 16 addirittura, in B2 hanno ben figurato, quindi per noi è stata una crescita e anche quello insomma è servito. Poi sì, il settore giovanile va molto bene, va abbastanza bene, insomma ieri proprio abbiamo conquistato la semifinale con l'Under 13 Elite e abbiamo tutti i gruppi dalla 12, 13, 14, va molto bene, siamo molto soddisfatti su quello. Una tua soddisfazione quest'anno magari nel veder crescere a livello tecnico una ragazza e dire ok, ci punto per il prossimo anno, oppure è un bel gioiello da mandare fuori? Ma come ti dicevo, la 13 e comunque anche la ragazza della 14 sono un gruppo unico, mi hanno dato molte soddisfazioni. Un gruppo, dobbiamo fare la 14 con questo gruppo sotto età, ho detto vabbè, proviamo a metterle anche in Under 13 e Elite, poi quindi neanche il provinciale, ci siamo trovati a fare la finale provinciale, persa vabbè con Casal de Pazzi, ma ci può stare, e adesso siamo appunto alla fase regionale con atlete che promettono bene. Molte società puntano o sul maschile o sul femminile, la Virtus Roma punta su entrambi i settori, questo è uno stimolo per far meglio, per crescere, per poter sviluppare un binario parallelo? Sì, sicuramente, anche perché secondo me il frutto, cioè diciamo il risultato di tutto questo è l'organizzazione, nel senso che noi qua siamo, almeno secondo me, come mi trovo qua alla Virtus, ormai è il terzo anno, questo è il terzo campionato che faccio qui, e siamo molto ben strutturati, la coordinazione che c'è tra gli allenatori, come riusciamo a, anche tra maschile e femminile, riusciamo a interagire, secondo me è fantastica. È quello che poi ci permette, tramite ti lascio la palestra, ti do una mano, tutto quello che possiamo aiutare l'uno con l'altro lo facciamo. E devo dire che io parlo ovviamente del femminile, ma anche del maschile, insomma stiamo avendo ottimi risultati, a parte la B e sono molto contento, ma anche a livello l'Under 17 che ha vinto il titolo provinciale, ottimi risultati. But time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel.
con Mario Pietro Giuli, tanti anni di presidenza Virtus Roma, con la bellezza di vedere questi ragazzi giocare e schiacciare, suscitano delle emozioni? Senz'altro, perché dopo 30 anni di attività nella Virtus Roma, insomma, vedere tanti ragazzi passati per noi è molto molto bello. Adesso attualmente abbiamo un bel numero di ragazzi, una bella società che stiamo andando avanti. Tanti ragazzi, un punto di riferimento importante per il quartiere, un ragazzo che si avvicina alla Virtus trova comunque una casa, no? Dove poter crescere a livello pallavolistico e dove non si insegna solo pallavolo ma anche sociale, stare insieme e valori importanti. Senz'altro, è un punto di riferimento molto per il quartiere, perché da tanti anni che siamo qui e la gente si fida di noi previamente per portarci i ragazzi, per poter farli crescere nel migliore dei modi. E poi una bella soddisfazione, quella dello scorso anno, due promozioni dalla C alla B2, sia nel maschile che nel femminile. Dopo tanti anni ovviamente una bella doppietta. È una doppietta storica questa qui, perché per il maschile già avevamo e abbiamo avuto in precedenza la serie B2, abbiamo fatto dei buoni campionati con la B2 maschile negli anni precedenti. Questo è stato un punto molto, molto positivo quest'anno, perché il maschile ha fatto un salto di qualità non inferiore. Con la nuova riforma dei campionati siamo rimasti in serie B, significa che il prossimo anno, secondo la federazione, dovremo fare un campionato di B a un livello un po' più alto ancora della B2. E questo è il futuro della Virtus. Uno si, Mario, si augura che dove possa arrivare la Virtus, appunto a livelli alti come nel maschile della Serie B? Io penso e spero di sì, spero molto in questo campionato del prossimo anno della Serie B, speriamo che di poterlo fare, perché i prezzi, i soldi sono tanti praticamente da poter spendere per quanto riguarda la società. Questo è un... Quanto riguarda il femminile, è stato il primo anno, la prima volta della Virtus nella storia che è passata in B2. È una cosa molto positiva, molto bella, perché l'anno scorso abbiamo vinto con le ragazze tutte le partite del campionato delle Serie C e siamo passati in Serie B, veramente una cosa favolosa. Purtroppo quest'anno non si è andato molto bene, perché purtroppo l'impatto da una Serie C a una Serie B è un po' diverso e per tanti sono stati dei piccoli... Come potrà spiegare molto meglio l'allenatore al posto mio, ovviamente. Ecco questo.